più in alto, più lontano, più veloce, più divertente, perché The Marvels è decisamente più divertente rispetto agli ultimi prodotti usciti negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, e in effetti anche la computer grafica è decisamente migliorata. Oddio, non sempre, la post credit, senza fare spoiler, è abbastanza antiquata nella qualità, ma in generale la maggior parte delle scene le ho trovate fatte decisamente meglio rispetto agli ultimi prodotti. Ci sono state molte scazzottate, le coreografie delle scene d'azione sono decisamente pulite e affascinanti da vedere, tutto il film è decisamente molto colorato e la chimica tra le protagoniste è perfetta, precisa, funziona benissimo. La cosa più bella è che sono riusciti a mantenere il carattere di ogni personaggio del film così come lo abbiamo imparato a conoscere in pellicole e prodotti precedenti. Tranne Nick Fury. Nick Fury infatti è una nota decisamente dolente. Facciamo finta che non esista nel film. E per quanto io sia allergico ai gatti, devo ammettere purtroppo che mi hanno fatto anche loro divertire. Se vuoi un'analisi più approfondita riguardante questo film, ti lascio il link in descrizione del mio video YouTube e se stai vedendo questo video sul mio profilo Instagram, lo trovi anche nelle storie in evidenza. Metti un commento per dire se l'hai visto il film, se ti è piaciuto e basta.